Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Cecilia di Fashion Made Italia e in questo video voglio parlarvi di come fare per insegnare al cane a camminare al guinzaglio senza tirare e seguendovi, quindi andando nella direzione in cui volete andare voi. Ve lo faccio vedere con un breve video che ho girato con la mia cagnolina Aki, che ha un carattere molto forte ed è quindi stato molto difficile insegnarle appunto a camminare al guinzaglio. Vediamoli insieme. La prima cosa che dovrete fare è mettere il guinzaglio al cane e assicurarvi che il cane sia tranquillo in quel momento in cui state mettendo il guinzaglio per andare fuori a fare la passeggiata. Quindi se il vostro cane è un tipo irrequieto, ovvero prendete il guinzaglio e inizia a saltare, ad abbaiare e a saltarvi addosso con le zampe, attendete che lui si tranquillizzi per uscire fuori. Quindi se lui fa in questo modo davanti alla porta, quando lo fa lo prenderete per il collare, per la pettorina e lo porterete solamente in un'altra stanza. Appena si sarà calmato riproverete. Farete questo esercizio all'inizio fin quando il cane non si sarà abituato ad uscire in maniera tranquilla da casa. Fatto ciò, dovrete iniziare le prime lezioni sotto casa in uno spazio tranquillo, se avete ad esempio un cortile oppure un giardino in cui potervi esercitare, fatelo lì, se no iniziate appunto per strada, magari sotto casa. Quello che dovrete fare è semplicissimo, come vi faccio vedere nel video, dovrete semplicemente usare un guinzaglio abbastanza corto, quindi massimo 50 cm, tenere il guinzaglio e andare avanti e indietro continuamente. E quando girerete, quindi cambierete direzione, dovrete passare davanti al cane così che lui vi segua. Fate questo esercizio facendo circa 5-6 passi in avanti e poi cambiando direzione. E fatelo per un po', per qualche giorno, e poi dopo aver eseguito questo esercizio per 3 volte al giorno e per almeno 2-3 giorni, potrete iniziare a camminare col vostro cane per tragitti più lunghi. Vedrete che il vostro cane avrà imparato a andare nella direzione in cui volete che vada e potrete iniziare ad utilizzare dei guinzagli più lunghi. Il vostro cane camminerà accanto a voi senza allontanarsi, senza bloccarsi e senza dare problemi appunto durante la camminata al guinzaglio. Brava Ellie! Brava! 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 Se questo video vi è stato utile, allora zampateci un like, iscrivetevi al canale e condividetelo sui vostri social. Ciao a tutti, al prossimo video!